Siamo a Milano con Umberto Lucci. Allora, bellissimo match ieri contro, ricordiamo il nome del tuo avversario dell'Universal Fighting, Vladislav Grebincea, mi sembra. Allora, è stato un grande match qui a Milano ieri pomeriggio. Come è andato il match? È una grande vittoria per Umberto Lucci. Sì, è stato un match molto combattuto, l'avversario veramente di livello, allenato da un grande come Max Greco. All'University of Fighting, quindi un team di campioni. Sono contento che per il secondo anno consecutivo ho vinto qui a questo campionato della WFC. E niente, ringrazio sempre il mio sponsor Vandal, la persona di Mauro Spadotto, che mi supporta in tutto, mi sopporta anche, e spero di avere altre occasioni di combattere Milano e nelle zone che, diciamo, per la kickboxing contano. Senti, ieri invece è stato molto bello, molto tifato, molto combattuto, si parla di un'eventuale rivincita al prossimo Kick and Punch, cosa ne pensi? Sono contento se diciamo mi danno l'occasione di fare una rivincita, diciamo, di fare un rematch con questo campione, con Vladislav, perché rispetto e credo che anche la rivincita sarà bella come incontro. Senti, parliamo invece del tuo team, molti ragazzi sono venuti da Roma qua per i combattimenti e della tua palestra a Roma. Sì, ho portato dei miei atleti dove abbiamo ben figurato dove hanno tutti ben figurato facendo un primo posto con Daniele Chiavari nei super massimi dilettanti di K1, il secondo posto con Cristian Levatatu nei super massimi di kickboxing e un primo posto con Gianmarco Pozzi nei medio massimi di kickboxing, e oggi deve disputare la finale nel K1. Sono molto soddisfatto di loro. Spero che diventeranno anche molto più bravi di me. Allora, un grande in bocca al lupo, andiamo a vedere gli altri match, è sempre un piacere intervistare Umberto Lucci, un grande campione e un grande anche allenatore. Grazie, grazie il lupo, grazie di tutto.